Ciuolo, buongiorno, Buongiorno. che peraltro ci ha permesso l'organizzazione di questa nostra intervista, organizzazione eventi e in particolare dell'evento di martedì 23 Certo. di cui poi parleremo. Buongiorno a Enzo Dino, Buongiorno. produttore e attore del cortometraggio, e buongiorno a Nicola Giannelli, Buongiorno, produttore del film buongiorno. E Stuntman, quindi, Stuntman. Poi esatto. dopo ne parliamo perché è un mestiere che mi ha sempre affascinato Certo. da distanza, cioè Ok, preferisco. Sei tutto integro? Sì, così. sì, non Le è... solite domande di quelli che pensano che gli stuntman si Sono facciano male. anche istruttore, quindi Quindi non... uno bravo, Nicola Giannetti uno bravo. Stefania, presentiamo il film e poi l'evento. Poi abbiamo anche naturalmente Certo. il trailer perché il film bisogna guardarlo. Certo. Dunque, io ho avuto il piacere di conoscere Enzo e mi sono buttata a capofitto in questo mondo cinematografico che per me prima era assolutamente arabo e appunto ho avuto la possibilità di collaborare proprio in prima persona, anche io facendo una piccola parte in questo cortometraggio che è un thriller noir, se non Sì, sbaglio, thriller noir, sì. girato interamente a Torino, quindi questo è anche un vantaggio. E come pubblicizzazione di questo cortometraggio abbiamo deciso di avvicinarci a un pubblico che solitamente magari non è così vicino al mondo cinematografico, quindi invece del solito teatro, cinema, eccetera, un locale che è una galleria d'arte e che comunque è molto vicino alla movida torinese, perché comunque fanno diversi eventi, apericene, eccetera. E dimmi il nome della galleria Art in d'arte. Food di Ah. Corso Vittorio 21. Ok, perfetto. L'appuntamento è per martedì. Martedì sera, sì, Cosa martedì succede 23. martedì? Martedì sera abbiamo appunto organizzato il tutto in questo modo molto particolare, quindi ci sarà eventualmente una pericena, chi volesse arrivare prima e iniziare a colloquiare con gli attori, eccetera. Dopodiché dalle 21:30 con la conduzione mia e di Michele Franco, che è appunto un attore anche già molto inserito in questo mondo, andrà diciamo avanti questa serata, dove ci sarà la presentazione del corto con gli attori, con il regista, la prima di questo cortometraggio e poi diciamo una serie di altri eventi che si sono inseriti all'interno, come ad esempio la possibilità di partecipare all'estrazione per due book fotografici fatti da un Ah, fotografo bello, certo. Però bisogna famoso. essere belli, no? Quello, bisogna vedere anche dalla bravura del fotografo, perché poi è lui che Detto che deve rendere bello il conta, soggetto. conta il fotografo, Esatto, certo. esatto. E poi anche l'incontro con dei truccatori e con questa nuova casa di produzione per tutti coloro che hanno magari difficoltà ad entrare nel mondo dello spettacolo perché devono avere un capitale iniziale bello consistente, Non è eccetera. facile, non è facile. Il film Esatto. è diretto da Alessio Periti, come Sì? detto dura 18 minuti, tra un attimo ne vedremo naturalmente un estratto, Sì? intanto vediamo un po' Sì, il nostro di logo della fotografie. Come sì, si chiama la logo. casa di produzione? AN Film e TV Production, praticamente preso dai tre nostri nomi, Alessio, Enzo e Nicola, quindi. Ecco, questa è un po' Quindi la locandina, esatto, sì, esatto. del Vittime trailer. innocenti, Innocenti, Enzo, sì. thriller noir. Già il titolo, chi sono queste vittime innocenti? Praticamente le vittime sono i protagonisti stessi, anche se all'interno del corto comunque avvengono delle uccisioni che sono le figlie del protagonista. E niente, praticamente è un thriller noir perché poi abbiamo anche cercato di usare una luce abbastanza scura in gergo tecnico, girato quasi tutto di notte. E quindi Nella ovviamente è Torino una storia nella notturna. Torino notturna che funziona benissimo. E niente, per cui è un esempio sicuramente di cinema indipendente fatto con un modo di ingegnarsi proprio nel girarlo, che appunto la produzione, la Enfield TV Production, vuole proprio avvicinarsi al mondo del cinema indipendente, proprio per dare delle agevolazioni a livello così di pacchetti promozionali, poi insomma, queste sono cose che appariranno poi nel logo della produzione Sì, sì, al sì. momento in Beh, Nicola, allestimento. quindi si Sì. riesce a fare cinema indipendente cominciando da un cortometraggio, poi magari con Man mano si altri, viene a crescere, ecco, magari con certo, altri si può. progetti ambiziosi. Si può? Sì, si può fare Anche a questo. Torino senza dover andare a Milano, Roma, Los Ma Angeles, lì dipende poi dalle Hollywood? location, in base a chi scrive il soggetto e dove vuole questa location che si può fare questo film, non si può fare. Io comunque arrivo anche dalla Universal Fox, quindi ho già una certa esperienza. Non solo Hai detto cortometraggi, anche niente, lungometraggi, eh.
perché appunto io dirigo tutta la parte, diciamo, come ha detto Stuntman, quindi ci prepariamo prima sul set già gli attori di come si devono muovere, cadere, eccetera, eccetera, eccetera. Dove è poi la cosa un po' più pericolosa e difficile, la faccio io direttamente o qualche altro collega. Ah sì? E quindi, ma guarda come sei bello sorridente. Sì. E quando ti chiedono che mestiere fai... Mi diverto perché a notte è seduto adesso, appena si alza tutto... Cioè, tu sulla carta d'identità hai scritto mestiere attore. Che Stuntman dice non si può mettere attore. Ah, non si può mettere. No, non c'è questa voce anagrafica. Cascatore, ma. Esatto, sì, anche perché qui in Italia diciamo cascatore. Non usano tanto questa cosa, ma c'è molto lo Stuntman in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi film. Ci deve anche essere. Quando quindi non sì. ce ne accorgiamo. Esatto, noi sì, sempre. È una figura che c'è, ma non c'è. E adesso quindi, vediamo allora, sì. Lo annunci tu, abbiamo il trailer, chiedo naturalmente a Paolo Biano in regia di tenere pronto il tasto play. Lo annunci tu Stefania, no? Visto che sì, sei tu l'addetta alle pubbliche relazioni. Perfetto, quindi ora avremo il trailer del cortometraggio che andrà in onda in prima visione all'Art in Food martedì 23 con come protagonista Enzo e per la regia di Alessio Periti. Possiamo mandarlo, vai. Okay? Che cosa le racconterai? Tutte le belle cose che hai imparato in galera. Ma non era bionda? Le battaglie di Sala Castelli. Ora torna tutto! Mi dispiace, mi dispiace. Sei tu la parte che mi dispiace. Questo è tutto quello che abbiamo su Sara Castelli. Un altro.